Sei in diretta, prego. Buon pomeriggio alle persone che sono qua, che mi fanno compagnia e buon pomeriggio a tutti quelli che mi guardano da casa o che guardano adesso, che guarderanno più avanti. Allora, nel nostro incontro per il nostro ciclo su Dive Divine Registe, oggi parliamo di Teresa Franchini e di Elettra Raggio, che da un piccolo sondaggio fatto poco fa tra le persone presenti non sono due attrici conosciute. E, peccato però, oggi vedremo di fare la loro conoscenza. Allora, la prima è Teresa Franchini, che nasce nel 1877 a Torre Pedrera di Rimini. Torre Pedrera è, beh, tutti voi, vicino a Rimini, Bellaria, insomma zona di villeggiatura, e muore poco lontano a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1972. Anche lei, come avevamo già visto la volta scorsa, ha una ragguardevole età. Molto probabilmente esibirsi sul palcoscenico dà una garanzia di longevità. Bene, vedete, questa è una delle sue foto, un bel viso, una bella figura. Allora, i genitori sono Raffaele e Innocenza Codeville, che le danno un'educazione tradizionale, però lei, come molte altre di quelle che abbiamo, di cui abbiamo già parlato, attrici, sente prepotente la voglia del palcoscenico e chiede ai genitori di poter frequentare la scuola, che è la Regia Scuola di Recitazione, che è diretta da Luigi Rasi, che è un personaggio molto particolare, che vuole, si potrebbe dire, svecchiare il teatro, no? Vuole proporre un nuovo modo di recitare. I genitori l'accompagnano a Firenze sperando che Rasi non accondiscenda al desiderio della ragazza, ma dica che non è adatta, che non può avere un futuro nella recitazione. Lui invece rimane colpito dalla voglia di recitare di questa ragazza e l'accoglie nella sua scuola, dove rimane per 2 anni. E anzi, le affida anche la parte di primattrice assoluta nella compagnia che intanto aveva creato, che viene chiamata I Comici Affezionati. Allora, ragazzina, perché era ancora una ragazzina, esce da questa scuola e diventa subito primattrice assoluta. Qualcuno di voi si ricorderà che altre attrici di cui abbiamo parlato, no, iniziavano con varie funzioni, la giovane amorosa, comunque difficilmente erano subito, no? Avevano l'incarico così, insomma, anche impegnativo di primatrice assoluta. Debutta la compagnia con Teresa il 18 febbraio 1899, per cui l'ultimo anno del secolo, al Teatro Nuovo di Firenze, e il successo è notevole, tanto che iniziano una tournée che, vedete, non è solamente nei paesini vicini, vanno a Forlì, Bologna, Roma, Vicenza e Torino. E soprattutto, a seguito di questo successo, viene scritturata dalla compagnia di cui fa parte anche Leonora Duse. Per cui direi che per una debuttante, per un esordiente, no? Come si potrebbe dire, appena uscita dalla scuola, è un bel salto. E la tournée che intraprende è una tournée ancora più impegnativa, perché si va anche all'estero: Vichy, Lione, Eleben, Ginevra, Lucerna, Zurigo, Berlino, Bucarest, Budapest, Breslavia, Vienna, per cui buona parte di Europa, ottenendo sempre delle ottime recensioni. Ecco, vedete questo, che è un tipico vestito, no, abbigliamento dell'epoca, del fine 800, inizi 900.
finita la tournée, le viene affidata la parte di Magda, che è una parte molto impegnativa nel dramma Casa Paterna di Herman Saverman, che è un commediografo molto noto in quel periodo. Un altro successo, no? Che la incoraggia a proseguire. Poco dopo entra a far parte della compagnia di Giovanni Emanuel, di cui abbiamo già parlato in occasione di altre attrici, e anche qui è prima attrice assoluta, che vuol dire proprio che a lei spettano, no, le parti più importanti. Scioglie poi il contratto e va nella nuova compagnia, in una nuova compagnia, l'Aigberg Tovagliari, che si è appena formata, che dà l'idea di avere delle prospettive importanti. Però la compagnia non inizierà mai il suo percorso perché Claudio Laigbert si ammala e poco dopo gravemente e la compagnia viene sciolta. Però lei ormai, come si dice, è lanciata, è sempre prima attrice in un'altra compagnia. Vedete che all'epoca, no, ce n'erano tantissime compagnie che percorrevano l'Italia, perché il teatro era in quell'epoca molto più seguito di adesso. Se voi fate caso, voi forse frequenterete anche dei piccoli centri, ecco, in centri anche non importantissimi, quasi sempre noi abbiamo il teatro, che di solito è il teatro comunale o il teatro, comunque un teatro. Grande o piccolo, perché il teatro veniva proprio frequentato moltissimo, il teatro veniva molto amato. Sempre nella sua scalata verso la celebrità, passa in un'altra compagnia di cui abbiamo anche di questo abbiamo già parlato, la Talli Grammatica Calabresi Ruggeri. Sono dei nomi importantissimi che hanno fatto la storia del teatro, per cui lei, che ragazzina ancora, perché non era certamente un'attrice già formata, però entra a far parte di questa compagnia. Tappa importante nel 1904, quando interpreta la parte della entra nella figlia di Iorio e la prima è il 3 marzo 1904 al Teatro Lirico di Milano. Se voi date un'occhiata sui motori di ricerca, ci sono molte ricerche che sono state fatte proprio su questa prima, perché è stata una prima, alcuni definiscono epocale, no? Forse, vabbè, la figlia di Iorio sapete che è di Gabriele D'Annunzio, che in quell'epoca, insomma, era lui che presentava tutto, poi ne parleremo ancora. Io personalmente non amo la figlia di Iorio, insomma, lo trovo anche molto noioso, vabbè, ma comunque, poi io non amo Gabriele D'Annunzio. Vabbè, insomma, ognuno ha le sue, no? A me D'Annunzio non piace. Il successo è veramente incredibile, vi dicevo che è proprio una prima epocale perché al Teatro Lirico di Milano, proprio adesso non vi dico che staccano i cavalli dalla carrozza del Franchini, però è un successo che si replica e che si replica poi nella tournée che viene poi fatta in giro per l'Italia. Della compagnia c'è anche la grammatica e le due, una sera uno, una sera l'altra, interpretano Mila di Codro, no? Se qualcuno ha nell'orecchio la figlia di Iorio sa che è la protagonista. Però la grammatica di cui abbiamo già parlato aveva anche una salute molto, insomma, aveva grandi problemi. E si allontana dalla compagnia, tanto che la Franchini la sostituisce e interpreta sempre lei la protagonista. E entra poi a far parte nella compagnia di Mario Fumagalli, che le affida la parte di Gigliola nella fiaccola sotto il moggio, sempre di D'Annunzio.
Ecco, io vorrei fermarmi un attimo. Vedete, questa fotografia è la fotografia di Mario Fumagalli, che è un personaggio interessante, molto molto interessante nel panorama teatrale italiano. Perché? Allora, nasce nel 1864, il padre è un pianista, lui diventa un cantante. Frequenta il conservatorio ed è un baritono. Giovanissimo, nell'85, per cui ha 21 anni, già è in giro per il mondo, Vienna, Parigi, lui canta sia opere di Verdi, Bizet, Mascagni, Leoncavallo, Giornano, per cui è proprio un eclettico. Sono belle da leggere alcune recensioni su questo personaggio e poi vi dico perché ne parliamo. E io ho detto, lui è un baritono e noi lo troviamo qui, no? Attore. Allora, il baritono Fumagalli, un debuttante, è una recensione fatta su una sua interpretazione ventenne, ventunenne, allievo del maestro Cima di Milano, ha tutti i requisiti per percorrere una carriera delle più brillanti. Il Fumagalli non è soltanto un eccellente cantante, ma è un attore soprattutto, e in tutta l'estensione del termine, comprende profondamente il carattere che interpreta e dispiega in esso una finezza e un'arte squisita, quale molto raramente si trova in teatro. Allora, già si vede la sua propensione alla recitazione, oltre che all'interpretazione. E questo è un fatto molto positivo, perché una malattia alle corde vocali lo costringe a ritirarsi dall'opera, dal canto. Per cui a questo punto cosa fa? Diventa attore, cioè già prima cantando, recitava. A questo punto non canta più e si dà alla recitazione. Lui gira per il mondo la sua, cioè per l'Europa, la sua direi la zona d'elezione, soprattutto la Germania. Lui conosce Gabriele D'Annunzio e gli chiede il permesso, l'autorizzazione di tradurre e rappresentare le sue opere sul mercato tedesco. D'Annunzio accondiscende anche perché nessuno gliel'aveva chiesto e le opere di D'Annunzio ottengono un buon successo presso il pubblico tedesco. Comunque Fumagalli poi rientra in Italia e continua sempre a interpretare come attore le parti che aveva interpretato anche come cantante. Infatti qualcuno poi glielo rivolgerà un po' come critica, no? Dice, quando lui sarà solamente attore. Ha un po' come si può dire, l'attitudine, no? Ad alcuni atteggiamenti che hanno i cantanti, però insomma, poveri, però come attore era un eccellente attore. Allora, nel 1905, nella fiaccola sotto il Moggio, c'è un'altra recensione che possiamo leggere, che è molto molto interessante, poi vi dico perché. Il successo non fu solo dell'attore, ma fu un successo di nuovo di un nuovo ideale d'arte drammatica rappresentativa. L'arte nei suoi più assoluti e misteriosi domini trionfava sul palcoscenico per opera di questo novello attore che poneva ogni sua cura in ogni particolare, dalle scene alle luci, dai vestiti alla musica. Allora, lui non solo è attore, ma si occupa di tutto quello che rappresenta, no? La rappresentazione, per cui le luci, la musica, e la musica per forza, no? Essendo lui stato un cantante, e il suo successo è molto, direi,
riconosciuto, riconosciuto da tutti. Allora, vi dicevo, in questo caso entra Franchini e Fumagalli, si conoscono, partono per una tournée, vanno al Costanzi di Roma, vi ricordate, abbiamo parlato del Costanzi. Vabbè, insomma, è soprattutto D'Annunzio e cominciano i primi guai, perché al Teatro Rossini di Livorno, Sogno di un tramonto d'autunno di D'Annunzio non viene accolto positivamente. Sui giornali si leggerà che solamente l'interpretazione della Franchini valeva la pena del biglietto. Per il resto, mi spiace per D'Annunzio, ma insomma, per il resto adesso noi diremo un flop. I due nel 1906 si sposano in Svizzera, probabilmente adesso sto scherzando, per una questione di tasse, ma forse perché erano di passaggio, perché i due coniugi spesso partivano per dei lunghi viaggi, hanno anche una seconda casa in Francia, poi si trasferiscono anche in Germania. E la Franchini, che scriverà le sue memorie, come molte delle cantanti di cui abbiamo già parlato e molte altre di cui parleremo, cosa dice? Dice: il nostro connubio artistico non fu felice e né opportuno. Eravamo due temperamenti troppo dissimili. Io mi sacrificai per lui si sacrificò per me. E artisticamente, finanziariamente, perdemmo tutti e due. La mia carriera fu così più volte interrotta. Mio marito era uno spirito avventuroso, avvezzo a mutamenti repentini che più volte turbarono l'equilibrio della nostra vita. Mi trasportò a Parigi e vi restammo 4 anni. Frequentavamo tutti i teatri. Per cui i flop, possiamo chiamarli così, cioè gli esiti poco entusiastici delle rappresentazioni, qui vedete Riccardo III di Shakespeare, qui la prima, l'Alfieri di Torino, che proprio è salutata da fischi, così come al Teatro Lirico di Milano, che invece aveva salutato entusiasticamente, no? Vi ricordate? La Franchini, fanno sì che i due coniugi, avete visto, no? Se ne vadano in Francia e per 4 anni non si esibiscono. Nel 1908 ritornano in Italia nella compagnia stabile romana presso il Teatro Argentina. Anche qui Fumagalli litiga, insomma, è un personaggio molto particolare, un genio, no? Però non va d'accordo con tutti. Ritorna sempre D'Annunzio e c'è la prima nel 1909 della Fedra al Teatro Manzoni di Milano, che non è accolto favorevolmente. Ancora una volta, quello che si salva è l'interpretazione della Franchini, perché o se no, dicono, la messa in scena, l'opera stessa non piace. Così che anche probabilmente per mantenere la pace in famiglia, decide di diradare le sue interpretazioni. Vedete, il 14-15, poi nel 21. Eschilo, Euripidi, che deve essere stato molto bello da vedere al Teatro Greco di Siracusa, no? Voi sapete che sono delle rappresentazioni che fanno ancora adesso. Poi, e qui l'ho messo perché la Franchini Fumagalli, la compagnia che fa riferimento ai loro due nomi, è al Teatro Lirico di Milano per il dramma Il tamburo di fuoco, scritto da Marinetti. Marinetti, a qualcuno farà in mente, far venire in mente qualcosa, che era un'opera che era stata scritta per lei. E ve l'ho voluto mettere perché la prima era stata fatta
qualche settimana prima al Teatro Comunale di Pisa, che non era stata accolta da No, grandissime ovazioni, invece però perché in molti poi insomma si erano anche lamentati. A un certo punto nel camerino si sente bussare, loro non sanno se aprire o meno, dice sarà un altro che ce ne dice, vabbè, fanno entrare ed è il custode del teatro. Sì, bidello, vabbè, il custode del teatro che dice vi ringrazio, siete due grandi. E loro lo guardano esterrefatti e dicono ringraziano, ma lo sapete perché? Perché lui dice, guardi, con tutte le patate, le cipolle, i peperoni e tutto il resto che ho raccolto sul palcoscenico, io per un bel po' di tempo non devo andare a fare la spesa. Cioè, questo lo racconta lei nelle sue memorie. Mi è sembrato anche un qualcosa, no, di spiritoso. E comunque io penso un dramma scritto da Marinetti, insomma, io non lo conosco, però non mi dà l'idea di qualcosa di divertente. Vabbè, comunque poi recita ancora nella Fedra di D'Annunzio. Ecco, invece molto più interessante è poco dopo a Roma rappresentano la Fedra sul Palatino, no, nei giardini, con 80 cavalli e con un enorme numero di comparse, che deve essere stato qualcosa di incredibile da vedere. Quando leggevole, no, in queste note, mi faceva venire in mente, vi ricorderete che nel 1987, poi nel 2019 a Luxor, hanno dato l'Aida, no, di Verdi con una scenografia incredibile, comparse, bestie, animali, e mi faceva venire in mente un po', certamente più ridotto, però qualcosa di questo tipo. Sul Palatino, certo, tutte le comparse, tutti i cavalli, 80 cavalli, cosa che non può essere riproposta nel Teatro Costanzi né nei vari teatri, perché voglio vedere 80 cavalli, pur se è un teatro, no? Ma non ci stanno. Nel 23 continua a recitare, poi un'esperienza importante è quella della compagnia stabile Teatro degli Italiani, che nasce nel 1925, voluta da Lucio D'Ambra, che ha sede nel Teatro Eliseo di Roma per rappresentare un teatro italiano di autori italiani per gli italiani, per cui rappresentano Goldoni, Bracco, Antonio Traverso, cioè tutti autori italiani. Non si parla di Shakespeare, non si parla di altri autori. Però gli aiuti statali promessi non arrivano, sono insufficienti. Il pubblico non sembra non, apprezza ma non tantissimo l'iniziativa, per cui la cosa si finisce lì. Lei comunque continua sempre nella sua attività, vedete qua. Nel 29-30 recita per l'ultima volta D'Annunzio, figlia di Iorio, la fiaccola sotto il moggio e la Gioconda, e poi si ritira dalle scene momentaneamente, no? Perché noi sappiamo che quasi tutte le attrici, no, danno il loro addio, no, al teatro e dopo un po', si ripresentano. Allora, viene contattata dalla scuola di recitazione di Santa Cecilia, anche lei come molte altre delle attrici di cui abbiamo già parlato, e le viene offerta la cattedra di dizione. E viene anche contattata dal neonato Centro Sperimentale di Cinematografia. No? Voi sapete che in quasi tutti i film italiani, alla fine, no, quando i vari attori... CSC, che è il Centro Sperimentale di Cinematografia. E in quell'anno, nel 1935, fa la sua prima esperienza come attrice cinematografica in Lorenzino de' Medici, vedete qui c'è la locandina,
lei è la mamma di Lorenzino. Nel 1936 muore Fumagalli, che intanto l'abbiamo abbandonato, ma lui aveva avuto proprio un tracollo, aveva perso quasi tutto il suo patrimonio, si era ridotto a fare bibliotecario e molto probabilmente era anche morto per il dispiacere. Comunque, lei nel 1936 muore Fumagalli e per lei anche è un colpo abbastanza forte, però si riprende e ritorna all'attività cinematografica e recita in questi due film che fanno parte della produzione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Uno è Via delle Cinque Lune, che ricorda che è tratto da un racconto di Matilde Serao o Giovannino la Morte, e l'altro è La Bella Addormentata. Tutti e due questi due film hanno dei guai con la censura, che sono anche delle cose che potrebbero essere quasi assurde, perché in questi due film non c'è niente che può contrastare, cioè può dare adito a un intervento della censura. Ma allora, nel Via delle Cinque Lune c'è un sonetto del Belli in cui c'è un verbo, si dice magnà, no? Il Belli è poeta dialettale romano, il regime era molto attento a tutto quello che avrebbe potuto essere interpretato come un'accusa perché era un riferimento ai potenti dell'epoca del Belli, però. E allora viene chiesto e Chiarini, il regista, deve tagliare questa parte. Poi ancora, in questo Via delle Cinque Lune, c'è il suicidio di una ragazza e voi sapete che durante il regime i reati erano quasi spariti e poi tutti erano contenti e felici, per cui è impossibile che qualcuno si suicidasse. Vabbè, però questo invece Chiarini si imputò e nel film si può ancora vedere il suicidio. Il film però fu vietato ai minori di 16 anni e l'Osservatore Romano, dando un giudizio, disse che nel film c'è difetto di sostanza morale che impone perciò molte riserve. Per cui meglio non andare a vederlo perché non fa bene per la morale. La Bella Addormentata, che è sempre fatto da attori del Centro di Sperimentale Cinematografia, vediamo, dovrebbe forse, eccolo qua. Vedete che c'è il divo del momento, lo riconoscerete tutti, tutte, Amedeo Nazzari, no? C'è Amedeo Nazzari, l'altro è Osvaldo Valenti con la Luisa Ferida, che era la coppia del momento, e Teresa Franchini. Vedete, anche in questo caso la censura interviene perché è una storia che è improponibile, insomma, in cui una ragazza ingenua viene sedotta da un notaio abbandonato, non sa che cosa fare, si prostituisce, per cui insomma. Però la cosa la colpisce talmente tanto, il male la colpisce talmente tanto, che entra in una dimensione quasi onirica, perde la memoria, diventa quasi un vegetale finché viene salvata, probabilmente Amedeo Nazzari che aveva questo compito, no, in tutti i film. Vabbè, e questa è un po' la storia però chi la salva verrà qua. Non verrà premiato, ma anzi riceverà una punizione.
perché era, insomma, quella era l'epoca. Allora, continua sempre a esibirsi in teatro, sempre in uno dei suoi cavalli di battaglia, che era Casa Paterna. Allora, qui poi continua a recitare sempre nel cinema in piccole parti, però sono 15 film e si dà questa nuova attività che è quella del doppiaggio, che nasce proprio in quel periodo, perché vi ricordate, il primo cinema è il cinema muto, no? Infatti queste attrici venivano chiamate le dive del silenzio perché non si sentiva la loro voce e molto spesso, e ancora adesso, noi sappiamo che ci sono delle attrici bravissime che però hanno una voce sgradevole, anche se io personalmente ritengo che anche se sgradevole è meglio sentire la voce originale dell'attrice piuttosto che quella di una doppiatrice. Non so, questo è un mio pensiero. E lei comunque, avendo poi questa anche propensione all'addizione, è direi l'antesignana delle doppiatrici. Poi recita ancora nel 1953 ed è molto bello leggere le recensioni dello spettacolo al Teatro Valle, perché quando lei entra in scena, lei ha una parte, non ha la parte principale, però tutto il pubblico si alza in piedi e l'applaude perché Teresa Franchini era stata un'attrice che aveva entusiasmato tutti. L'anno successivo ha questa parte molto difficile, chi conosce Così è se vi pare, no? Che è quello della signora Frola. E lo possiamo vedere perché è un film per la televisione, una commedia per la televisione con la regia di Mario Landi. Per cui se voi andate su Rai Play, forse anche su YouTube, comunque, Così è se vi pare, ecco, Pirandello invece mi piace. E poi continua a recitare e soprattutto è molto importante, e mi piace citare, la sua interpretazione di Maria Josefa nel dramma di García Lorca, La casa di Bernarda Alba, diretta da Strehler, e recita anche In processo a Gesù di Diego Fabbri, sempre al Piccolo di Milano. Anche questa è molto deliziosa, vi consiglio di andare a vedere Travestiti che ballano di Rosso di San Secondo. E qui c'è ancora la coppia Emma Grammatica, no? Teresa Franchini, che avevano recitato decenni prima insieme e sono godibilissime da vedere. Poi ancora recita per Daniele Danza, Viaggio verso l'ignoto nel 1957. Poi si ritira e muore nel 72, come abbiamo visto, nella sua casa di Sant'Arcangelo di Romagna. Comunque di Teresa Franchini riusciamo a trovare qualcosa, possiamo ancora sentire anche la sua voce in soprattutto Rai Play, le teche Rai e YouTube. Comunque viene ricordata per la sua voce squillante, per un'addizione precisa, limpida e modulata proprio da maestra, da insegnante quasi, no? E infatti, quando non esprime il suo viso, sa esprimere la sua voce, che è calda, affascinante, in certi momenti commovente. Sia da attrice che negli ultimi anni da maestra d'attori, la Franchini sarà pregiata per lo studio approfondito di una parte, la tecnica ragionata, un modo intellettuale di essere interprete. Perché lei interpretava, come altri hanno scritto, con la testa, con l'intelligenza. E vedendo anche un po', ripercorrendo anche un po' la sua carriera, abbiamo visto che sono state parecchie, no, le parti che ha interpretato e gli autori che ha affrontato. Bene, allora lasciamo Teresa Franchini, che spero vi sia piaciuta. Comunque potete recuperarla, eh?
Se avete voglia, smanettate un po' e la trovate in alcuni dei film che ha interpretato, perché per fortuna questi film si possono ancora recuperare, mentre invece per quanto riguarda Elettra Raggio, tutto quello che ha fatto tranne un film è andato perso. Elettra Raggio è un personaggio che a me piace tantissimo. Allora, il suo vero nome era Ginevra Francesca Rusconi, no? Però Elettra Raggio insomma, ha un appeal diverso. E lei è stata un'attrice, senz'altro, ma anche una regista, ma anche una sceneggiatrice, ma anche una produttrice cinematografica. Ed è stata anche titolare di una casa cinematografica, la Raggio. Nasce nel 1887 e muore nel 1973 a Milano, per cui nostra concittadina. Ecco, voi la vedete in questa sua intensa espressione. Se voi leggete di Elettra Raggio, molti dicono non era una bellezza classica, però senz'altro era affascinante. Vedete qua in un'altra espressione, no? Che è molto datata, perché adesso fa ancora parte, no, del periodo tra le due guerre, insomma, e venne anche chiamata l'audace Amazzone dell'arte cinematografica. Perché Amazzone? Perché lei affrontò tutti i pericoli insiti nell'industria cinematografica, perché lei proprio ad ampio spettro, no, si occupa dell'arte cinematografica, entra proprio in tutti i gangli vitali, no? Scrive sceneggiature, interpreta, dirige gli attori perché diventa anche regista e soprattutto programma tutta un'attività della sua casa cinematografica. Una cosa da dire, di Elettra Raggio si sa pochissimo. Io sono andata a vedere le varie enciclopedie, insomma, probabilmente lei era una persona molto molto riservata. E ben per questo non ha lasciato molte notizie, poi vediamo che però molto opportunatamente ha lasciato invece il suo archivio. Anche lei non proviene da misere origini, ma da una famiglia alto borghese. La sua è una educazione, per quanto riguarda l'epoca, di tutto rispetto, però anche lei sente il richiamo del teatro e inizia naturalmente da filodrammatiche, poi. Vedete, al contrario della Teresa Franchini, che diventa subito attrice importante, lei è prima attrice nella compagnia di Ermete Novelli. Allora, Ermete Novelli, forse ne abbiamo già parlato, qualcuno di voi sarà rimasto nelle orecchie, è uno dei capisaldi, dei mostri sacri del nostro teatro e poi anche del cinema italiano, dell'arte drammatica italiana. Dire Ermete Novelli è dire il massimo, no? Come attore, e le varie compagnie che si sono succedute, di cui lui ha fatto parte, erano sempre le compagnie che attiravano più pubblico. Nel 15 lei entra a far parte della Milano Film, di cui abbiamo anche già parlato e di cui parleremo anche un pochino meglio nella prossima occasione, che è la casa cinematografica che era nata a Milano e che era stata fondata tra gli altri anche da Luca Comerio, di cui parleremo, e che è tra le più importanti a livello nazionale, ma anche a livello europeo e anche per quanto riguarda gli Stati Uniti. Lei interpreta Verso l'arcobaleno del 1915, che è un grosso successo.
proprio viene apprezzato tantissimo, viene venduto tantissimo il film e anche i critici rilasciano delle recensioni molto molto positive per quanto riguarda la sua interpretazione. Nel 16 recita ancora nella Cattiva Stella, che è sempre un titolo della Milano Film. Vi dicevo, lei è una delle attrici preferite di Luca Comerio. Luca Comerio, che era un fotografo, anche lui eclettico. Per dirvene una, girerà durante la Prima Guerra Mondiale, girerà dei filmati facendosi legare, no, sulla parte inferiore di un aeroplanino, no? Per poter, cioè, e poi altre cose, comunque, ed è con alcuni altri suoi colleghi, aveva fondato la Milano Film, che poi lascia per dissapori e fonda la Comerio Film. In quell'epoca c'era un pullulare di case di produzione cinematografiche. Intanto però era scoppiata la guerra e lei va al fronte, dove recita per i soldati, e quando non è al fronte è a Milano presso l'ospedale di riserva della Croce Rossa, dove allestisce degli spettacoli per i soldati feriti che vengono dal fronte. Intanto la sua collaborazione con la Milano Film e con Luca Comerio continua e lei scrive dei soggetti e delle sceneggiature, no? Perché vi dicevo, la sua è una educazione molto, molto classica. Ecco, nello stesso periodo crea questa casa di produzione, la Raggio Film. Vedete, non so se riesco. Vedete là in alto a destra, no? Quello è il Raggio Film e il loghino, no? E poi c'è la sua firma, Elettra Raggio. Allora, dobbiamo ricordare, 1916, le donne non avevano ancora raggiunto la possibilità di di disporre del proprio patrimonio. Cosa che avverrà solamente nel 1919 con l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Il che vuol dire che Elettra Raggio e molte altre, vi ricorderete anche la Camagni, no? Anche lei aveva fondato una sua casa di produzione, l'Anna Karen, insomma, non è stata solo la Raggio a fare queste cose. Comunque, anche ci è voluto anche molto coraggio, no? E molto spirito di intrapresa, no, per fare una cosa del genere. E la sede è in via Solferino, a fianco del Corriere, che non era nato da moltissimi, per cui anche come sede, una sede molto prestigiosa, no? Di tutto il suo lavoro, no, viene sempre lodato perché lei è molto pignola e ricerca soprattutto l'originalità dell'allestimento, le scenografie, ed è molto pignola anche nella scelta dei personaggi, degli attori che ricoprono, che possano recitare nei personaggi che lei aveva ideato o che lei propone. E ci sono molte delle dichiarazioni, no? Adesso noi sappiamo che ci sono delle società che si occupano di questo, no? Leggono il testo, sì, leggono il copione, no? E poi propongono degli attori, no? Fanno proprio quello. Per quella parte io vedo quell'attore, quell'attrice. Ecco, di questo se ne occupava lei e va a scegliere soprattutto attori e attrici teatrali. No, lei va nei vari teatri, vi ricordate prima abbiamo detto che erano molto, molto, ce n'erano parecchi di teatri e c'erano anche parecchie
parecchi giovani e anche meno giovani che recitavano, per cui era anche possibile scegliere all'interno di questi attori che vengono, che poi diventano degli attori cinematografici. Allora, lei è una specie di... Lei, anche se non fa la regia, però era sempre sul set a curare tutto, a supervisionare, no? Perché quasi tutto quello che veniva girato dalla Raggio Film aveva una specie di bollino di qualità, cioè andare a vedere un film della Raggio Film voleva dire andare a vedere un bel film, no? Che era curato, non era tirato via. E quasi sempre si trattava di storie che lei aveva ideato, cioè i soggetti provenivano dalla sua fantasia oppure erano degli adattamenti che lei fa da opere famose. Uno degli attori di punta della Raggio Film è Ermete Novelli, per cui insomma ha ulteriore garanzia della qualità. In molti di questi film recita anche la sorella Maria. Per dirvene una, Automartirio del 1927, in cui vedete quella è la locandina, che è diretto da Ivo Illuminati, lei interpreta una donna che rinuncia al proprio figlio perché non può garantirgli un avvenire come lei avrebbe voluto. Ecco, noi sappiamo che questa storia, cioè questo fatto della mamma che rinuncia per l'avvenire del figlio o della figlia, la troviamo secondo me nel 70-80% dei film dell'epoca, di quell'epoca, ma anche successivamente. A lei sono attribuite quattro pellicole: Le due seduzioni del 1916, La valanga del 1919, Sanzur Kasan del 1920 e L'arma del diavolo del 22, che ebbe un successo incredibile, proprio fu uno dei film più visti di quel periodo. Però tutti e quattro persi, non, a meno che non ne salti fuori una copia da qualche parte, non è possibile poterli vedere. Mentre invece noi possiamo vedere una copia della morte che assolve, che lei produce, perché mi dicevo, no? Lei fa anche la produttrice, e di cui lei è anche interprete principale, con Ermete Novelli, che è stato definito, no, un manifesto della mentalità patriarcale. Cioè, non vi sto a leggere la trama, ma vi dico soltanto che la morte che assolve, cioè una donna che ha compiuto quello che potrebbe essere un piccolo errore, che poi non era, adesso noi non lo definiremo, può essere assolta solamente in un modo, con la morte, no? Questa era la mentalità dell'epoca. E se voi leggete, no, la trama, ma comunque quello che è da dire di questo film è che lei interpreta due parti, interpreta la mamma, interpreta la figlia. La mamma che è colpevole di, insomma, che ha una figlia che non avrebbe dovuto nascere e che è una domestica che viene sedotta e abbandonata, cioè il cliché classico, poi nasce la figlia. La figlia che poi corre lo stesso, che naturalmente viene allontanata, no, dalla famiglia e che corre lo stesso pericolo, però la madre si immola e così la figlia si salva. Ecco, però la critica, abbastanza unanimemente, dice che la sua interpretazione delle due parti, no, era particolarmente azzeccata, è stata molto molto brava. Insomma, rappresentare prima la ragazza che si fa sedurre, poi cresce, diventa la mamma,
e nello stesso tempo la figlia, insomma lei interpreta questi due ruoli molto molto bene. E si dice sempre che la Raggio ha una interpretazione molto naturalistica, che probabilmente adesso a noi sembrerebbe anche un po' forzata, ma rispetto a quello che era il cliché. E alcuni dicono che assomiglia molto nel porgersi a quello che fece Eleonora Duse. Vi ricorderete che Eleonora Duse recita in un unico film nel 1916, da lei voluto, Cenere, e anche in questo caso lei come si può dire? Beh, vi ricorderete che Leonora Duse non amava truccarsi, no? Non voleva essere truccata, e in quel caso, che non era più una ragazzina, interpreta una parte di persona anziana. Ecco, aspettate che non penso, eccolo qua, eccolo qua. Ecco, questo è il primo piano che ricorda molto il primo piano della Duse in Cenere. Non lo so, io devo dire che trovo molto intensa questa espressione, no? E i lineamenti, sì, adesso non si potrebbe dire una bellissima donna, però gradevole, insomma, sì. Intenso, intenso mi sembra l'aggettivo. E quello che c'è da dire, come avevamo già parlando della Karen, no? Avevamo detto che lei è stata la prima a guardare in camera. Ecco, questo è un fotogramma, quello che vediamo del film. E vedete che lei guarda direttamente lo spettatore. Cosa che in quel periodo non era usuale, no? Perché la camera non riprendeva. Una cosa da dire è che lei sparisce dall'attività cinematografica, dirada sempre di più le sue interpretazioni, anche perché vi ricorderete che dopo la prima guerra mondiale ci fu una crisi molto importante dell'industria cinematografica, che coinvolse tutte le compagnie, le case cinematografiche. E di lei si perdono più o meno le tracce, per quello vi dicevo che è molto misteriosa. Però alla fine degli anni 50 lei raccoglie tutto il suo materiale, il suo archivio, che è un carteggio importantissimo, perché lei aveva avuto corrispondenza con molti intellettuali dell'epoca, poi fotografie, frammenti di film, materiali pubblicitari, quelli che vi ho fatto vedere, cioè le varie locandine dei vari film, e soprattutto la copia, l'unica copia che si era salvata della Morte che assolve, che poi è stata, voi lo trovate alla Cineteca Italiana, questo, perché è stata fatta una serata in cui hanno presentato anche questa copia della Morte che assolve, che è stata poi restaurata. E devo dire che è stata una serata molto, molto, che ha avuto molto successo. E quello che vi dicevo prima, no? Questa è una delle. Ne ho trovate tantissime, comunque più o meno sono tutte di questo tono, no? Di giudizi sulla Raggio. Non bella, ma fotogenica e capace di espressività intelligenti. Ecco, non so che cosa siano le espressività intelligenti, me le posso immaginare, però devo dire che Elettra Raggio, secondo me, è stato uno dei personaggi, una delle donne del cinema italiano più importanti
che abbia incontrato, anche se di lei è rimasto così poco, forse per quello, però devo dire che il suo, come si può dire, il suo impegno totale, no? Perché lei proprio si occupava di tutto. Non è stata solamente attrice, non è stata solamente regista, non è stata solamente produttrice, ma lei ha scritto, ha fatto, insomma, ha avuto tantissimi rapporti e secondo me il cinema italiano le deve molto. Muore a Milano, dove era nata, nel 1973. Spero che vi sia piaciuta come sì. Allora, quale? Questa che appena lei Sì, quella dovrebbe essere la mamma da giovane però. Un po' come la Magnani, un po' come la Magnani, che non era bellissima, ma Ecco, questa no, questa qui è la mamma anziana, insomma, non più ragazzina. Per cui anche questa sua. Come? Sì, certo, sì, perché allora, ovvio che adesso noi diremmo, ma è una colpa quella, cioè c'è bisogno di assoluzione, no, assolutamente, però a quell'epoca. La donna era colpevole, beh, anche adesso, no? Però a quell'epoca ancora di più la donna era colpevole, per cui se rimaneva incinta, escludendo lo Spirito Santo, non so, e se era domestica, no, di una casa nobile, probabilmente aveva sedotto È una il. persona anche molto disperata, secondo Sì, me. C'è sì. tanta disperazione. Sì, infatti quella espressività intelligente molto probabilmente vuol dire anche Sì, quella, anche perché dai drammatica, suoi perché occhi, ma è bello da vedere questo film. Adesso a noi, insomma, non dice tantissimo, però ancora ha un suo significato. Sì, si può vedere, è stato fatto anche un DVD. E poi c'è nella Cineteca Italiana. Come? No, perché bisognerebbe pagare i diritti, solamente in visione privata. Però vale la pena e c'è il DVD e secondo me c'è anche in qualche altro, beh, nel sito vedete, Museo Interattivo del Cinema, il MIC. Di cui magari potremmo anche pensare di fare una gita che può essere Sì, una gita si interessante. potrebbe. Se a Per esempio, qualcuno qui avrei interessa, poi ne parliamo e potrebbe chiedere anche una proiezione andiamo. a Certo, casa. no, senz'altro, visto che È i una modo di proprietari, uscire e andare a vedere una cosa con gli occhi, infatti, i qualcosa di proprietari curato. sono adesso è la Cineteca, perché lei ha proprio dato tutto il suo archivio alla Cineteca Italiana perché venga utilizzato per farla Una ricerca. conoscere. Allora, oggi abbiamo fatto la nostra operazione di recupero di due personaggi e ripeto, mi piacciono tutte e due queste due donne, sia la Teresa Franchini che lei soprattutto perché questa è Elettra Raggio. Il mese prossimo parleremo di due altre attrici, Wanda Capodaglio, che penso qualcuno conoscerà, e Tina Lattanzi. Che giorno è il mese prossimo? Che Il giorno è? 17 maggio. Bene, io Fra un vi. mese, 17 Il maggio. 17 maggio, sì, fra un mese. Sempre alle 4 e mezza. Io dal Sì. 21 al 15. Non so cosa ho fatto, Chiara. Ok, hai Tutto sbagliato il bene? PowerPoint. Ah, va bene. Allora, buona Pasqua a tutti, ci Grazie. vediamo.